Presenteremo i primi dati di una ricerca che abbiamo condotto nei primi mesi di quest'anno. La ricerca, come il Presidente ricordava, ha come obiettivo quello di valutare la presenza delle sale della comunità sul territorio e anche di indagare l'esperienza dei pubblici di cinema. Quindi le due fasi della ricerca che seguiranno questa prima saranno dedicate ai pubblici e una di queste due fasi sarà dedicata a un pubblico al quale teniamo molto e che ci sembra un investimento, una scommessa strategica, che è il pubblico dei bambini, quindi i pubblici con meno di 14 anni. Stamattina parliamo della prima fase della ricerca, il cui obiettivo è stato quello di indagare appunto la presenza, ma anche le forme di gestione, il pubblico percepito, le strategie di costruzione della proposta culturale delle sale della comunità. Perché una ricerca su questo tema oggi? Perché i dati che ci vengono restituiti ci parlano di una diminuzione che non è un'emorragia, ma è una diminuzione costante, continua, del numero delle sale che sono attive sul territorio italiano. Non è un problema guardi solo l'Italia, naturalmente è un problema strutturale, ma questo lo sappiamo, legato al cambiamento complessivo dei canali di rilascio del contenuto filmico. Tuttavia in questa fase e anche a seguito della digitalizzazione degli schermi che si è conclusa, abbiamo pensato, ACIC ha pensato, l'Università Cattolica ha raccolto questa sfida di provare a verificare qual era lo stato di salute delle sale della comunità. Una ricerca che tra l'altro si pone a distanza di 12 anni da una ricerca analoga che avevamo condotto nel 2004, quando il processo di digitalizzazione, come sappiamo, era proprio agli albori. Quali sono i primi risultati? Diciamo da subito che la presenza delle sale della comunità sul territorio italiano è una presenza capillare. Le sale della comunità che al momento sono censite sono 771. È una presenza non omogenea, ma questo, come dire, fa parte della storia delle sale della comunità e, come sappiamo, fa parte della storia dell'esercizio cinematografico in Italia, che si è da sempre concentrato nelle aree del centro-nord, lasciando sguarnite o, come dire, meno, presidiando meno appunto le aree invece del sud e le isole. Tuttavia è una presenza ancora ragguardevole, 770 sale sono molte, e questo era il dato di partenza. Le 770 sale hanno costituito il nostro universo di riferimento. Non le abbiamo raggiunte tutte. Le interviste che abbiamo fatto, i questionari e i dati che abbiamo raccolto riguardano approssimativamente 300 sale, sono 272 sale più un altro slot di 40 sale che ci portano a superare, diciamo, la quota appunto dei 300, quindi un numero comunque rappresentativo rispetto appunto all'universo di riferimento all'interno del quale ci siamo mossi. E trattandosi di sale monoschermo, in parte multisala, ci sembra anche uno spaccato rappresentativo interessante dello stato dell'esercizio in Italia. Il primo dato riguarda l'età delle sale, e un primo dato su quale appunto ci sembrava importante portare l'attenzione è il fatto che le sale appunto di cui stiamo parlando sono sale che sono attive sul territorio da molto tempo. La larga maggioranza, come vedete, delle sale, il 33%, è presente e attivo sul territorio italiano da più di 40 anni, tra i 40 e i 60 anni. E c'è una quota non piccola di sale che hanno addirittura superato appunto la boa degli 80 anni di attività. Dunque c'è una resilienza delle sale e della loro presenza sul territorio e quindi della loro azione sul territorio, che è un dato rilevante, importante, se pensiamo alle sale come dei presidi culturali e sociali. Questa slide ci suggerisce però anche un'altra riflessione, che è legata a una percentuale più piccola, cioè quella che vedete
nelle prime due colonnine, le sale più giovani. Negli ultimi 10 anni sono nate delle sale, anzi negli ultimi 5 anni sono nate delle sale. Dove sono nate? Sono nate soprattutto nei centri urbani più piccoli, hanno riaperto, sono attività appunto, che sono, erano state abbandonate, sono state riaperte, sono state riattivate, soprattutto nei comuni con meno di 10.000 abitanti. Visto appunto la tendenza alla chiusura dei cinema, ci sembra anche questo un dato importante che esprime anche una domanda appunto, da parte di uno specifico ambito e di una specifica realtà del territorio nazionale. Dove operano le sale della comunità? Da sempre, questo fa parte proprio del DNA, dell'identità delle sale della comunità. Le sale della comunità operano nei centri più piccoli, sono concentrati soprattutto appunto nei centri urbani più piccoli e operano anche però per una percentuale più esigua, come vedete, nelle città con più di 100.000 abitanti. Un dato che ci preme appunto mettere in luce è che le sale della comunità presenti nelle città con più di 100.000 abitanti sono dislocate per oltre il 65% dei casi nelle periferie. Qui ritorna il discorso del presidio sociale e culturale della sala della comunità, della sala Fukur. Nei luoghi, negli spazi, come ci viene detto, non solo appunto dai dati scientifici, dalle statistiche, ma anche dai dati di cronaca, che hanno in questo momento appunto più bisogno di appunto, luoghi di aggregazione e anche appunto di soggetti che promuovono incontro, relazione, dialogo e cultura. Le sale della comunità sono appunto gestite prevalentemente da gruppi di volontari. Allora, questa è ovviamente la grande forza non solo delle sale comunità ma anche di molte sale con schermo. Da sempre appunto, i gestori delle sale della comunità possono contare appunto, su una rete di persone che collaborano e che sono parte attiva nella gestione della sala. Il 15% dei gestori delle sale della comunità sono il 15% di avere una retribuzione per appunto, l'attività svolta. Vorrei sottolineare che la percentuale dei gestori che vengono retribuiti sale se consideriamo diciamo così, le nuove vende, cioè i nuovi gestori. Un altro dato che vorrei sottolineare è che negli ultimi anni è cresciuto il numero di donne che gestiscono le sale della comunità. Scusate appunto questa nota, però le donne sono da sempre, come dire, occupano da sempre uno spazio non necessariamente numericamente poco importante, però alcuni ruoli e questi ruoli stanno cambiando. Quindi la percentuale appunto, di gestrici delle sale della comunità sta crescendo. Perché questa slide è importante, oltre che per appunto, capire come vengono gestite le sale della comunità, anche perché molto attivo a livello europeo sui nuovi modelli di sostenibilità dell'esercizio che fa capo dei modelli, l'idea del passaggio dall'industria culturale all'industria creativa, di forme anche appunto di modelli di business che prevedono piccole quote, piccoli guadagni sul lungo periodo e un cambiamento anche gestionale dell'impresa. Dell'impresa cinema compreso e compreso anche appunto, l'esercizio cinematografico. Dunque, anche in questo caso la struttura gestionale delle sale della comunità si pone in linea con un cambiamento, con un trend che non è solo italiano, che non riguarda solo le sale della comunità, ma che riguarda l'Europa e probabilmente anche tutta l'industria cinematografica. I pubblici. I pubblici delle sale della comunità secondo i gestori, quindi qual è il percepito dei gestori delle sale della comunità, la profilatura dei pubblici è in linea appunto con il profilo, l'identikit del pubblico di cinema, abbiamo un core target che è quello degli adulti tra i 36 e i 65 anni, abbiamo una quota importante che è quella dei bambini, tra gli 0 e i 9 anni,
Poi abbiamo, e questa è una tendenza presente da sempre, una diminuzione a mano a mano che gli spettatori più giovani entrano nella fase della preadolescenza e poi dell'adolescenza, una ripresa e una quota che è importante, sulla quale credo si debba appunto lavorare in termini poi di programmazione, di politiche culturali, degli over 65 anni, quindi degli older, che come sappiamo anche al di fuori poi del consumo di cinema, all'interno dell'industria culturale, si sono configurati negli ultimi anni come appunto degli utenti, chiamiamoli così, importanti, rilevanti strategicamente per ragioni sociali, ma anche per ragioni più pragmatiche, economiche. I criteri dominanti nella scelta dei film, anche in questo caso è un dato che appartiene alla storia delle sale della comunità, le sale della comunità si rivolgono prioritariamente alle famiglie, accolgono un pubblico che è un pubblico intergenerazionale, allora se pensiamo alla sala appunto come luogo di incontro e di dialogo, questo tratto consente appunto di mettere in relazione generazioni differenti, è una, come dire, c'è un'attenzione specifica oltre al pubblico delle famiglie anche ai bambini, questo da sempre. Naturalmente le sale della comunità sono anche dei sistemi economici e quindi il cinema di successo viene considerato come uno dei parametri combinato e contemperato con gli altri in base ai quali si scelgono le pellicole da promuovere, e da ultimo i temi emergenti. Ci sono altri elementi o altri parametri che non sono appunto ugualmente importanti, non i cinema in prima visione. Qui bisogna dirlo, si fa anche un po' di necessità virtù, non necessariamente appunto i film che trattano, che sono, che esprimono una diciamo così tipo di proposta più complessa, più difficile. L'idea comunque è quella nuovamente appunto di contemperare una proposta che sia accessibile più con una proposta che si è invece dedicata a pubblici più specialistici. Ultima slide, ma non meno importante, anzi molto importante, è il ruolo che le sale della comunità svolgono come appunto collettori di relazioni all'interno del territorio. Le sale della comunità non operano da sole, operano spesso in sinergia con le altre istituzioni pubbliche, le scuole, i primis, che sono presenti sul territorio. Questa disponibilità al dialogo, vocazione al dialogo, dipende dal fatto che le sale della comunità sono presenti da molto tempo e quindi quel territorio lì lo conoscono bene, e costituisce naturalmente questa capacità di lavorare in sinergia un tratto importante e uno degli elementi, diciamo, che consentono in questo momento alle sale anche di appunto dare continuità attività e alla loro proposta culturale. Questi sono i risultati principali. Io, se siete d'accordo, lascerei la parola se ci sono domande.